Bene, ieri ci siamo lasciati su questa query. Ricordate che l'abbiamo costruita un pezzo alla volta e ci serviva per restituire l'elenco dei 20 artisti bla 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 le cui canzoni erano più ascoltate all'interno della città selezionate. Quindi è un elenco che comprende il nome dell'artista e il numero di ascolti tra i 20 artisti più ascoltati in tale mese. Quindi abbiamo dovuto trovare tutti gli ascolti raggruppati secondo l'artista e contare quanti ascolti di ciascun artista erano presenti. Questa era la query. A questo punto, intorno a questa ci costruiamo un metodo del DAO che mi restituisce cosa? Mi deve restituire un elenco di 20 cose, e queste cose dovevano contenere al loro interno sia il nome dell'artista sia il numero di ascolti che quell'artista ha fatto nel mese, perché questi sono dati che dobbiamo stampare. Comprende il nome dell'artista e il numero di ascolti in ordine il numero di ascolti decrescente. L'ordine sul numero di ascolti decrescente lo stiamo già facendo nella query, ordine per contatore crescente, però mi servono questi due campi. Quindi mi serve un oggettino dentro il quale poter mettere il risultato della query, un oggettino che contenga una stringa e un numero, no? Il nome di un artista e il numero di ascolti, una sorta di bin che non corrisponde direttamente a una tabella del database, ma corrisponde alla tabella che risulta da una query, essenzialmente. Allora, questo lo possiamo aggiungere nel modello. Non abbiamo nessuna delle classi attuali che abbia ciò che ci serve, quindi dobbiamo costruircela. La possiamo chiamare artist frequency, no? Che ci dà l'idea della frequenza assoluta con cui quell'artista è stato ascoltato. E questo sarà una classe che contiene sicuramente il nome, e il nome lo chiamiamo esattamente come artist, col nome della colonna della tabella, che è il nome. Poi ci serve un intero che è la frequenza, e direi che, visto che non ci costa nulla la query, visto che la query già se lo calcola, io ci metterei anche l'ID dell'artista, perché se poi in un secondo momento ci serve andare a selezionare quell'artista, magari non lo stampiamo l'ID dell'artista, ma magari ci può servire perché dovessi fare un'altra query per ottenere ulteriori informazioni su quell'artista. Mi è più comodo avere l'ID, che è una chiave primaria, piuttosto che un nome che potrebbe essere duplicato, comunque una stringa più scomoda da gestire, no? Quindi private int artist id. Vabbè, questa è una classe semplice che trasformiamo in un bin aggiungendo tutti i metodi che servono, quindi get e set dei vari campi, il costruttore, aggiungi il costruttore usando i campi, e per il momento può bastare. Quindi questa artist frequency diventa il tipo di dato di ritorno di questo metodo che io avevo chiamato getTopArtists. Restituisce una lista di artist frequency. Quindi purtroppo no, ma ogni volta in cui abbiamo un metodo che deve trasferire degli elenchi,
e questi elenchi non sono già fatti di oggetti predefiniti, non cerchiamo di fare salti mortali per cercare di far stare le cose dove non devono starci. Costruiamo pure degli oggetti quasi usa e getta, nel senso che lo useremo qui e poco altro, però se ci fa comodo usiamo, non abbiamo paura di usarlo. Vabbè, una volta che ho questo, devo ricordarmi che la mia query che avevo fatto insieme a voi ieri contiene dei dati inseriti dentro, come il numero di mese, anzi solo il numero del mese, e questo deve essere un parametro, quindi ci metto il punto interrogativo anziché forzarci 4 dentro, tutto il resto è costante, tutto il resto non cambia. L'unica cosa, volendo, potremmo rendere parametrico il 20, ma il nostro esercizio è sempre 20, quindi se volessimo rendere il metodo più versatile gli potrei chiedere dammi i primi 10, i primi 20, i primi 40 e quindi passare a un secondo parametro. Ma sicuramente il primo parametro è il mese, quindi devo specificare qual è il mese M e month, ricordiamoci che era solo il nostro amico dell'altra volta, di ieri, java.time.month. A questo punto facciamo il lavoro del DAO, quindi connection con due N uguale dbconnect.getConnection, prepare statement st uguale connection uguale con.prepare statement di questa stringa SQL, try catch connection tutto close fondo, così non me lo dimentico, e qui eseguo la query impostando il parametro st.setInt, è un parametro di tipo intero, e il valore che ci devo mettere è il numero intero tra 1 e 12 corrispondente al mese, quindi rm.getValue, che mi dà già il numero del mese, come c'è scritto là, tra 1 e 12. A questo punto posso eseguire la query result set rs uguale st.executeQuery e posso estrarre i valori, le 20 righe di questa query e metterle nella collection. Una collection che devo creare ovviamente, quindi prima di tutto questo posso creare una list artist frequency, chiamiamola pure list, uguale new array list e ovviamente a ritornare la lista, questa roba qua la metto qua dentro il try catch, così abbiamo un unico blocco protetto. Allora, ho creato la lista, questa è un'operazione che sono sicuro che avrà successo, poi quando eseguo la query per ciascun nuovo risultato list.add di un new artist frequency in cui mi servono i tre parametri, l'artist ID che posso ottenere, fammi andare a capo su, l'artist ID lo posso ottenere dal result set prendendo come intero la colonna che si chiama ArtistID, poi dal secondo campo è il nome, quindi rs.getString del nome che era la colonna chiamata
artist.artist, e il terzo campo è la frequenza, che è un numero intero presente nella colonna che abbiamo chiamato CNT, conta. E questo dovrebbe concludere il lavoro di questo DAO. Quando abbiamo un DAO che fa tutto, al model non rimane quasi più nulla da fare. E quindi vedremo che, visto che noi per regola non vogliamo chiamare i metodi del DAO direttamente dal controller, dovremmo creare un metodo nel model che richiami questo metodo del DAO, ma il model non ha più nulla da fare perché questo ritorna già esattamente i dati come servono al controller. Quindi ci accorgiamo che quando noi spingiamo l'elaborazione verso il database, quindi facciamo query complicate che mi calcolano già i dati che mi servono, il livello del model è un livello molto leggero. Se invece facessimo delle query più di base, più generiche, e poi facessimo l'elaborazione dei dati che ci servono in Java, vedremo che la maggior parte del codice va a finire dentro il model, perché è lì che andiamo a analizzare magari le collection, filtriamo, cerchiamo gli elementi. Ovviamente è una scelta nostra. Quindi questo metodo qua, se funziona, perché mi dici rosso? Perché da qualche parte non ritorna, tipo qua. Ok. Allora, dobbiamo, dicevo, aggiungere al model un metodo che potrebbe essere esattamente dello stesso tipo, quindi copio la signature. Il model finora aveva solamente il metodo getMonth. Gli diamo questo altro metodo, che altro non fa che ribaltare la richiesta sul DAO. In questo caso non ha nulla altro da fare. Noi lo aggiungiamo solo per pulizia, per non dover istanziare il DAO dentro il controller. In realtà, non, come vedete, questo metodo non fa nulla. Allora, finalmente possiamo andare al controller e intercettare la vera azione dell'utente, che ciò che ci chiedeva era... il primo era il due elenco. Questo non so, scritto per... Allora, due elenco deve calcolare e stampare questo elenco di nomi. Quindi estrae il mese, da dove? Dalla box get value. Questo è un dato che arriva dall'utente, quindi chiediamoci sempre quando è valido. È sempre valido, potrebbero esserci dei casi in cui non sia valido, quindi prima di usarlo controlliamo gli errori. Ah, sono valori che ci abbiamo messo dentro noi, quindi di sicuro l'utente da una tendina non può scegliere un valore che non ci sia, però potrebbe non scegliere nessun valore. Quando il programma parte, la tendina è in uno stato di non selezionato. Quindi in quel caso il getValue mi ritorna null. Quindi se per caso l'utente così pigro che doveva fare una cosa sola e non l'ha fatta, cioè selezionare un mese, me ne accorgo, me ne devo accorgere e non posso procedere con l'elaborazione, dirò appunto append text, devi inserire, devi selezionare un mese. E non faccio più nulla. Se invece m non è null, sarà di sicuro un valore valido. E quindi andiamo a chiedere al modello
gli artisti principali di questo mese. E questi li memorizziamo ovviamente in una list di artist frequency. Gli artist frequency dal model, lista da util. E a questo punto questa lista può esserci o non esserci. Anche qui avevamo il DAO che restituiva null nel caso in cui ci fosse stato qualche errore col database, quindi nel caso in cui la lista sia null, allora dirò che c'è stato qualche, dirò all'utente, errore nel database o qualcosa del genere. Altrimenti posso finalmente scrivere il contenuto di questa lista, di questi artisti, or artist frequency f in list, per ciascuna di queste voci aggiungerò al risultato una stringa che legge qualcosa come nome dell'artista, numero, magari l'artista teniamolo allineato, il numero diciamolo su 4 cifre, formattiamo in modo possibilmente un pochino incolonnato le cose, e gli argomenti sono il nome dell'artista che sarà f.getArtist e la frequenza che è f.getFrequency. Adesso andiamo a capo qui, così si legge qualcosa. E con questo dovrebbe essere finito questo metodo. Proviamo a vedere se funziona il tutto. E ancora artisti, se non seleziono si accorge che è null, quindi mi dice devi selezionare un mese. Se seleziono un mese, penso un attimo, mi dà l'elenco di Drake, Adele, Coldplay, Rihanna, Kate Perry, eccetera, eccetera, per valore decrescente del numero di ascolti. E dovrebbero essere 20 righe in effetti. Se rifaccio lo stesso mese, in fondo mi dovrebbe ridare gli stessi numeri. Adesso in questo caso non l'ho cancellato, quindi tutto insieme. Se cambio mese, mi dovrebbe dare dei numeri diversi e magari anche gli artisti in testa che potrebbero essere diversi. In realtà i primi sono praticamente gli stessi. Non è incolonnato perché questa text area sta usando un font di larghezza non fissa, quindi i numeri sembrano un po' a destra sembrano un po' ballerini. Se volessimo vederlo più incolonnato dovremmo fare o una tabella, però uno sforzo inutile per questo esercizio, oppure molto più semplicemente usare un font a lunghezza fissa in questa parte dell'FXML. Facile da fare, così anche l'occhio significa semplicemente andare a cambiare il font e dai su di questa text area. Nelle sue proprietà, anziché il font system, possiamo mettere ad esempio Courier, che è un font fisso, di larghezza fissa,
ricordiamoci di aprire sempre l'fxml dentro Eclipse, altrimenti non ce lo aggiorna. Già che ci... ok. Ok. Mi incolla un po' meglio. Questo, se lo vediamo in dettaglio di formattazione. Ok, quindi questo risolve la prima metà dell'esercizio. Il tipo di verifica che facciamo all'esame è proprio quello che abbiamo fatto adesso, cioè proviamo a usare le funzioni, verifichiamo che il risultato che salta fuori dal programma sia giusto, sia quello corretto, e che non compaiano mai delle eccezioni, degli errori, o nel caso in cui ci siano vengono gestiti, cioè se l'utente non seleziona nulla, anzi non dà un'eccezione, ma stampa un messaggio che dice che cosa è successo essenzialmente. Anche quando voi sviluppate, fatevi le stesse prove, cioè provo senza dati, provo fuori i dati, ripeto due volte la stessa richiesta, vedo che venga uguale, ripeto richieste diverse, no? Mi capita spesso di avere dei problemi all'esame con persone che facevano girare, lo schiacciavano una volta, poi chiudevano e lo riavviavano e non hanno mai provato due richieste diverse all'interno della stessa attivazione del programma. Quindi il programma aveva dei bug per cui c'erano delle strutture dati che rimanevano, lui aggiungeva sempre a quelle vecchie, no, semplicemente perché non è mai venuto in mente di testare cosa succede, no, se faccio più richieste una dopo l'altra. Quindi provate a immaginare i vari modi in cui il programma può essere usato. Ok, questo era il primo punto. Sul secondo punto ci diceva di costruire un grafo, dati i 20 artisti sopra selezionati. Allora, finora questi artisti li abbiamo presi, li abbiamo stampati e ce ne siamo dimenticati. Adesso ci accorgiamo, mannaggia, che ci servono, non dovevamo dimenticarli. Dati i 20 artisti sopra selezionati, considera l'elenco delle nazioni in cui sono stati ascoltati in tal mese. Quindi io ho questi 20 artisti. Dovrei chiedermi quali sono le nazioni in cui questi 20 artisti sono stati ascoltati? Lo chiedo al database, ovviamente. In quel mese. Quindi in qualche modo devo andare a filtrare tutti i listening di uno di quei 20 artisti in quel mese. A quel punto devo costruire un grafo i cui vertici rappresentino tali nazioni. E gli archi che abbiano come peso il numero di artisti distinti le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le nazioni nel mese specificato. Prendiamo fiato. Cosa vuol dire? Vuol dire che io ho i 20 artisti. Da questi 20 artisti traggo un elenco di nazioni. No? Nazione 1, nazione 2. In cui nella nazione 1 è stato ascoltato uno dei 20, nella nazione 2 è stato ascoltato uno dei 20, quindi queste due nazioni mi interessano. Poi voglio creare un arco tra la nazione 1 e la nazione 2 che conti il numero di artisti diversi tra loro, senza contare ripetuti, le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le nazioni. Quindi in cui qualcuno nella nazione 1 ha ascoltato un artista e qualcun altro, un utente diverso, nella nazione 2 ha ascoltato lo stesso artista. Se sì, se ne trovo, conto, quell'artista lo conto. Ciò che non dice questo testo, nel senso che per me è ambiguo, è qua. Questa parola artisti distinti le cui canzoni, non è chiaro se devono essere contati tra tutti o solamente tra i 20 che abbiamo trovato prima. Mentre è chiaro che i 20 che ho selezionato prima mi servono per trovare la città,
Poi quando conto il numero di artisti che si potrebbe ascoltare all'interno della città, io quella frase la direi così, non mi interessa, non voglio invitare più gente, ma voglio trovare più gente. Qualunque altro artista, anche se non è nei minuti di ascoltare, lo conto. Qualcun altro invece potrebbe leggere questa frase dicendo, ma no, visto che mi interessano i 20 artisti, voglio ascoltare, voglio contare quelli solamente all'interno di quella ventina. Secondo me sono lecite entrambe le interpretazioni, questo testo effettivamente non è dirimente, penso che se lo penso in un modo o penso nell'altro, è compatibile, diciamo così, con la scrittura del testo. Quindi in questo caso possiamo, o uno vede l'ambiguità e ci ragiona e sceglie che cosa fare, oppure non si accorge dell'ambiguità, prende la strada 1 e la strada 2, perché l'ha subito letto così la prima volta e va bene lo stesso. Avendo visto l'ambiguità, come la risolvo? Nel modo più comodo. Se posso farlo nel modo 1 o nel modo 2, qual è il modo che mi dà meno lavoro? E probabilmente quello che mi dà meno lavoro è quello di dire, contiamoli tutti, così non dobbiamo stare lì a filtrare per quei 20. Però andiamo per gradi. Allora, abbiamo 20 artisti che abbiamo appena calcolato, purtroppo ci siamo appena dimenticati. Da quei 20 artisti devo tirare fuori un elenco di nazioni. Dall'elenco di nazioni voglio poi fare il grafo. Però il primo passaggio, quindi, logico per me è creare l'elenco di nazioni. Come faccio a farlo? Beh, io potrei fare una query che, dato un artista, mi dà le nazioni, quindi un artista che posso ascoltare in quel mese, e poi faccio quella query 20 volte per tutti e 20 gli artisti e metto insieme le nazioni che provo. Perché fare una query unica a cui passo 20 artisti non so neanche tanto bene come farla. In realtà devo usare un in, se la notazione insiemistica nelle query SQL. Però la cosa più semplice è che mi faccio un metodo che, dato un artista, no, se non voglio perdermi nei meandri delle SQL, dato un artista, trova l'elenco delle città, nazioni, scusate, delle nazioni, e poi li metto insieme, avrò 20 elenchi, li metto insieme, facendo attenzione a non memorizzare i duplicati, a non avere nazioni duplicate nel mio elenco. E non avere nazioni duplicate significa che se una lista devo controllare che non ci sia prima di metterla, oppure uso un set che per natura sua non accetta i duplicati. A questo ci arriviamo, un passo alla volta. Però il nostro obiettivo adesso, noi stiamo spezzando in qualche modo questo lavoro in due pezzi. La prima parte, dato l'insieme dei 20 artisti, trovare le nazioni, punto. Quante sono non lo so. Secondo passaggio, dato l'elenco delle nazioni, costruire il grafo. Ok? Quindi sicuramente a un certo punto il nostro modello dovrà avere l'elenco delle nazioni. Sentate in loop qualcuno? Da dove scende? Sto uscendo da quegli altoparlanti, sto con questa musica da film horror di bassa lega. Vabbè. Ha cambiato. Allora, una cosa che scopriamo e ringraziamo di avere il model è che la query che abbiamo appena fatto, guarda caso, ci serve. Perché noi questi getto parties li abbiamo calcolati, li abbiamo fatti calcolare al DAO semplicemente per stampare e passare al controller del modo di stamparsi. Però ci accorgiamo che sono la base del passaggio successivo della relazione. E quindi io direi che il modello giustamente si deve salvare anche lui una copia di questo valore. Quindi all'interno del model, oltre a salvarmi l'elenco dei mesi, che è sacrosanto, avevamo già prima, mi salvo private anche la lista degli artisti frequenti con le loro frequenze.
top artist. Non resiste la musica. Top artist. Allora, attenzione a come gestiamo questa. Questa è una variabile che si ricorda, no? Il risultato di questa query. Quindi uno potrebbe essere tentato di fare per top artist come abbiamo fatto per getMonth. If this.topArtist, no, to string, eccetera, topArtist uguale null, allora, anzi, diverso da null, ritorna topArtist, else, altrimenti fai la query, il DAO, la compagnia bella, salvandoti ovviamente, no, devo salvarlo, this.topArtist uguale DAO, e poi ritorno questo. Quindi ho usato lo stesso pattern che ho usato prima. Return true. Lo stesso pattern che ho usato prima. Il model chiede i dati al DAO, ma poi se li ricorda in modo che se gli servisse subito dopo lo stesso dato, ce l'ha già pronto e evita di fare una seconda query. Dov'è l'errore in questo codice? Quando cambio il mese. Se io faccio questa richiesta col mese di aprile, la prima volta appena il programma parte, fa la richiesta al DAO, DAO mi dà il topartist di aprile e me li salva. Se subito dopo l'utente cambia il mese, mette maggio e lo richiama, questo metodo getTopArtist dice: ah, guarda che io ho già l'elenco dei topartist. Peccato che sono quelli di aprile, mentre M vale maggio. Quindi se devo fare un giochino di questo genere devo fare attenzione di restituire l'ultimo risultato valido se la richiesta è la stessa. Cioè se lui mi chiede aprile, subito dopo mi chiede di nuovo aprile, poi dopo di nuovo mi chiede ancora aprile, va benissimo restituirlo, l'ho già calcolato. Ma se mi chiede maggio, butto via quello che sapevo di aprile e me lo calcolo di nuovo. Quindi devo ricordarmi non solo il risultato dell'ultima query, ma anche i parametri con i quali avevo calcolato questo risultato. Cioè, a che mese è relativi? A che mese sono relativi sono questi top artist? Allora, nel modello dobbiamo ricordarci anche, ad esempio, private month top artist month. Cioè i top artist sono di quale mese, e così andiamo a vedere se è lo stesso oppure no. Allora io ti posso restituire, ho il diritto di restituirti il valore vecchio, solo se, punto 1, ce l'ho un valore vecchio già calcolato, quindi diverso da null, ma anche il mese è uguale al mese per il quale era stato richiesto. Quindi il mese che mi hai richiesto è uguale al mese che mi avevi già richiesto prima, di cui mi ero salvato il risultato. E ovviamente quando salvo il risultato, dentro topArtist dovrò anche salvare il mese corrispondente. Quindi ho una cache, ma con una chiave che mi dice quando va arriva la cache. Quando è valido questo dato memorizzato. E vabbè, e quindi il primo passaggio, non abbiamo toccato il DAO, abbiamo lavorato nel model. Ma il model fino un attimo fa si vede semplicemente per far trasmettere i dati, adesso ci stiamo dando un pochino di intelligenza, perché questi dati ci dobbiamo ricordare, perché sulla base di questi dati dobbiamo fare altre elaborazioni. Ad esempio, adesso che finalmente abbiamo i getTopArtist pronti, sani,
possiamo fare il passaggio successivo, che è quello di interrogare questi artisti top e calcolare le country relative. Quindi il modello avrà un'altra informazione, country, anzi una lista di country, che chiamo top country, se vi piace, che sono le, mettiamolo come commento, le nazioni in cui sono ascoltati i top artist nel mese specificato. Allora, list, set, pensiamoci mentre lo scriviamo, ma sicuramente ci serve questo dato. Questo è un dato che non posso chiedere direttamente al database, perché sennò vi immaginate che mostro di query esce fuori, perché dovrei combinare con la query attuale ancora una che mi vada a vedere di nuovo, fare un join nuovamente con la tabella del listening per andare a prendere le country, no? Quindi mi salvo nel modello le informazioni che via via, su cui via via dovrò lavorare. Poi questo, tra l'altro, dovranno essere i vertici del grafo, quindi è giusto salvarseli, no? Quindi il modello si sta popolando, non sto più facendo solamente passaggio di dati avanti e indietro, ma ci sto mettendo la logica. Ok, allora per questo mi serve un metodo nuovo, che è, per ora scriviamo lista di country, get top countries, in cui passo ovviamente sempre il solito mese M. Ok, allora qui vale la pena di metterci un commento che calcola l'elenco di tutte le nazioni country in cui sia stato ascoltato almeno una volta un artista presente nei top artist, virgola, nel mese selezionato. Questo è il lavoro di questo metodo. E come faccio? Beh, ce lo siamo detti prima. Prendo un artista per volta, chiedo al database, dimmi le nazioni in cui questo artista è stato ascoltato, e poi unisco questi elenchi. Unisco questi elenchi presuppone che io sappia sia in grado di identificare delle country duplicate. Ok? Che stia facendo un set, che è una collection che per sua natura non accetta duplicati, o che stia facendo delle liste in cui uso l'operazione di unione, no? E quindi evito di aggiungere gli elementi che già ci sono. In ogni caso, campanello di attenzione, di warning: la classe country cosa ha definito come criterio di uguaglianza? Ha un criterio di uguaglianza definito? Ha un equals e un hash code come piace a noi? Perché se no è inutile che parliamo di evitare duplicati quando poi Java non è in grado di applicare un criterio di uguaglianza e quindi di rivelare questi duplicati. Allora, nella classe country non c'è nulla, quindi dobbiamo generare noi e ricordarci di farlo, se no poi non c'è speranza che riusciate a eliminare i duplicati. Generare hashcode equals.
quali campi usiamo, su quali campi è necessario andare a controllare l'uguaglianza. Vabbè, visto che l'ID è la chiave primaria nella tabella delle country, ci basta conoscere l'ID, no? È necessario e sufficiente per conoscere, per distinguere se due country sono uguali o meno. Quindi, semplicemente lavorando sull'ID. Se vi dimenticate di definire hashCode equals, il programma gira, ma non funzionerà mai. Quindi sono quegli errori o quelle dimenticanze invisibili, non è che salta fuori un'eccezione, ma i risultati avrete brutte sorprese. Ok, a questo punto diciamo, cosa possiamo fare? Ci serve un metodo del DAO che poi richiameremo più volte per ciascun autore. Quindi mi creo innanzitutto l'oggetto countries uguale new array list, può andare bene, ad esempio. Dopodiché itero per ogni artista di cui ho l'artist frequency F, AF, chiamiamolo artist frequency, che stia nell'elenco dei top artist del mese M, e qui chiamo il metodo che è top artist, non uso la variabile top artist, così so già che quel metodo controlla se M è cambiato, se non è cambiato, se è perché è cambiato, se non l'ho mai chiamato prima, mi fa lui l'aprire il database. Sono sicuro che da qua esce un risultato sensato e coerente con M. Io in qualche modo mi sto cercando anche di proteggere dal fatto che l'utente possa premere il bottone di destra, distanza massima delle nazioni, senza aver premuto quello di sinistra. Io so che quando premo quello di sinistra mi carica il top artist, ma se premo quello di destra senza aver premuto quello di sinistra non carica, mi troverei top artist pure. Ecco, io invece con questo metodo scritto così, se per caso lui l'ha premuto, me lo trovo già calcolato il top artist, se non l'ha premuto me lo calcolo io adesso nel momento in cui mi carica. Lo calcolo sempre solo al massimo una volta, ma non rischio mai di averlo calcolato 0 volte e quindi non avere i dati che mi servono. Dimmi. Sì. Lo genere su base di nuovo perché getTop Artist vede che se il mese è diverso rifà la query. Sì, a tutti gli passo il mese. Sì, sì, almeno io sì, ho capito cosa vuoi dire. Tu stai dicendo, se io ho un mese qua, schiaccio l'elenco artisti, poi cambio il mese e schiaccio distanza massima. Domanda, recita, questa distanza massima va calcolata rispetto al mese di cui ho appena stampato gli artisti o rispetto al mese che è presente nel menu a tendina nel caso in cui questi siano diversi? Domanda perfettamente lecita. Io la risposta che mi davo per scontato è: se cambiate la tendina prendo il valore nuovo e quindi ovviamente il controller va a rileggere quel valore. È sempre meglio nel momento in cui abbiamo un gestore di evento fare in modo che quel gestore di evento dia meno cose per scontate possibili. No, non dire sì, io funziono se l'utente prima ha fatto quella cosa, no, perché poi non è detto che l'abbia fatta, allora se non l'ha fatta cosa devo fare? No? E quindi in qualche modo è meglio ripartire da zero ogni volta. Come criterio generale, cioè mi evita di avere dei bachi che dipendono dall'ordine con cui l'utente fa le operazioni, che sarebbe poi più difficile da scovare. Però non sarebbe neanche, diciamo così, concettualmente sbagliato quello che dici tu. In quel caso magari avrei cercato di evitare di permettere il cambiamento della tendina, ma
Allora, in questo caso stiamo decidendo di lavorare sempre con valori freschi. Poi ovviamente è un problema del controller, non è un problema del modello. Ok, a questo punto abbiamo detto, per ogni artista mi faccio dare un elenco di nazioni limitato. Quindi una lista, chiamiamola partial, che ottengo dal DAO, adesso devo definirlo, anzi fatemelo definire qua sopra, music DAO uguale new music DAO, qualcuno più dire di mettere roba decente almeno, DAO.get countries for artist, in cui gli passo due dati, l'artist ID e il mese. No? Chiedo al DAO, senti, ma mi dici quali sono le nazioni in cui questo artista di tipo naturale ID? Allora, aspetta, devo correggere, scusate, questo è... Non, devo scrivere il artist ID, devo scrivere dentro il DAO, devo mettere dentro la funzione, ma... per capirci, cosa ci serve qua? Ti passo l'artista, ti passo il mese, dimmi le nazioni, ok? Questo è un metodo che dobbiamo fare. Questo artist ID da dove lo prendo? Lo prendo da af.getArtistID, che io sono stato previdente nel momento in cui ho stampato il dato, non mi serviva l'ID, ho detto ma me lo salvo, non si sa mai. Per fortuna me lo sono salvato, altrimenti adesso dovrei tornare indietro ad aggiungerlo. E il mese è sempre M, sempre il nostro caro amato mese M. Ho questa lista parziale, lo devo aggiungere alla lista totale. Attenzione, mi verrebbe da fare countries.addall di partial. E se tutto il mondo fosse tranquillo, farei semplicemente qua in fondo un return di countries. Solo che ovviamente è così sbagliato, perché con un addall tra liste, se una determinata country compare due volte, cioè compare in due liste diverse, viene aggiunta due volte, ovviamente, è una lista. Allora, come faccio in questo caso? In questo caso posso fare, mi vengono in mente tre modi. Li aggiungo uno a uno andando a controllare se già non ci sono. Cioè io ho già delle nazioni in countries, ne ho delle nuove parziali e voglio essere sicuro di aggiungere a countries solamente quelle presenti nelle parziali che già non ci fossero nelle countries. Addall le aggiunge tutte anche duplicandole. Allora, questo non va bene, no. Il metodo stupido, nel senso dell'efficienza, non tanto del codice, sono due righe, è di dire, ma allora andiamo a vedere tutte le country di partial, mi chiedo se per caso c'è già, quindi cosa chiedo? Mi chiedo se countries, sì, cosa ho scritto? Countries.contains di C, se non lo contiene lo aggiungo, countries.add di C, così sono sicuro di non aver duplicati. Ok? Funziona questo, mi lascia un po' così perché è una complessità nel quadro. Questo codice qui è come sta n quadro perché io faccio n volte un ciclo. L'operazione di hardware ha un costo costante, semplicemente aggiungo in fondo, ma l'operazione di contents in una lista significa scandirsela tutta. Quindi abbiamo questo dato di n, il contents, ripetuto n volte, questo diciamo n quadro. Se voglio evitare questo, devo avere una struttura dati ad accesso diretto
tipo un hash set in cui l'aggiunta dell'elemento significa calcolare la sua funzione di hash, se che mi permette di scoprire se l'elemento c'è già, non lo aggiungo. Quindi sta a me, scegliamo, lavoriamo con liste, allora poi ci paghiamo l'n quadro tutte le volte che dobbiamo eliminare duplicati, oppure lavoriamo con set e allora i duplicati non ci dobbiamo pensare. Allora, nel caso in cui countries fosse un set, questa istruzione andrà benissimo. Come volete. Qual è il difetto del set? Che ti mi dai i dati disordinati, no? In un ordine casuale. In realtà qui non li sto neanche salvando in nessun ordine particolare, perché vengono dalla concatenazione di varie query. L'importante è non averli duplicati. Va bene, però lasciamolo così, è quello che ci è costato meno. Adesso ciò che ci manca ovviamente è il metodo del DAO che faccia quel pezzo di query. Allora, se io vado nel DAO, creami un metodo che mi restituisce una lista di country e che query devo fare? Allora torniamo un attimo in database. Cosa devo avere? L'elenco delle città ascoltare, in cui è stato ascoltato un artista in un mese. Quindi prendiamo un artista a caso, tanto per fare l'esempio. No, Adele mi sembra che fosse sempre tra i primi, e tra l'altro in ordine alfabetico dovrebbe venire abbastanza all'inizio, quindi sì, A, B, A, per modo di dire all'inizio. '91, '92, prendiamo quello come esempio. Quindi vogliamo fare una query in cui si veda tutte le volte che è stata ascoltata questa cantante. Quindi devo sicuramente interrogare la tabella listening, dove l'artist ID listening.artistid uguale 9192. Ma io però non devo selezionare i dati del listening, io devo selezionare l'informazione sulla città. Allora io ho solamente il country ID in questa tabella listening e devo incrociarla con la tabella country, quindi listening virgola country, condizione di join listening.countryID uguale a country. Come si chiama il campo ID, e ciò che devo leggere io sono il country.id e il country.name. Name si chiama. No, country. Ah, poi c'ho il nostro solito mese. And listening. Punto. Month. Uguale 4, perché noi siamo affezionati ad aprile. Una cosa di questo genere. Solo che così facendo mi dà effettivamente gli stati in cui è stata ascoltata questa canzone, eccetera, eccetera, ma ripetuti. Perché dal join ovviamente compaiono tutte le copie artista-stato, io poi faccio, proietto solo sullo stato,
e quindi nascondo le colonne relative all'artista e quindi facendo la proiezione perdo i duplicati. Devo eliminare i duplicati. Select distinct. E a questo punto ho 45 nazioni risultanti. Questa è la query che ci serve. Ce le dai in un ordine a caso, ma tanto non saprei come ordinarle. Non ho nessun criterio per farlo. Potrei anche ordinare in ordine alfabetico, ma poi tanto so quando vado ad aggiungere le varie liste, ne aggiungo in fondo, non mantengo l'ordine alfabetico, quindi non mi serve. Ok, quindi questa è la query che farò 20 volte, ogni volta con un artista diverso. E mi riporta un oggetto di tipo country, cioè tutti i campi della tabella country. Allora, string SQL uguale questa cosa qua. C'è un'opzione di Eclipse che vi dico solo a pagamento, che quando fate incolla di qualche cosa su più righe mette, a posto, mette da solo le virgolette, i più, gli a capo, che è dentro le preferenze di Eclipse, edit, typing, c'è una voce typing e dentro lì c'è una casellina di spunta. Quando tu incolli testo su più righe dentro una stringa, rompo la stringa automaticamente, sì, grazie. Dopodiché, ricordiamoci sempre, quando concateniamo queste cose, di non dimenticare lo spazio, perché viene da dire chiuse virgolette a capo, ma se io non mettessi uno spazio qui, la Y e la W sarebbero attaccate, e di dare un errore di sintassi. Quindi ce l'ho trovata in ID, funziona, la query è dalla stessa parte, in realtà hai buttato via uno spazio. E poi ovviamente ci servono indicare i parametri al posto dell'artista, al posto del mese. Questo è il lavoro che deve fare questo metodo del DAO. Scritta la query, il resto è uguale a tutti gli altri metodi del DAO di questo mondo. Io direi di copiare, visto che qua c'era già un, se non sbaglio, get all countries. Magari è l'unica che non c'era. Get all cities. Ecco, eccola qua. Ovviamente qua era una stringa molto più semplice, ma possiamo copiarla e poi adattarla alla nostra stringa SQL. Quindi, la stringa è questa, list di country è ciò che dobbiamo restituire, apri la connessione, prepare statement SQL, adesso dentro questo prepare statement dobbiamo infilarci i parametri, quindi statement.set, il primo parametro è un intero, posizione 1, artist ID. Secondo parametro è il mese, quindi sempre un intero, posizione 2, m.getValue, m è un oggetto, ci serve il valore intero. Eseguo la query, estrae i campi, questo ce l'avevo già, chiude la connessione, ritorna la lista, questo qui, via. Quindi questo dovrebbe essere, salvo errori, salvo bachi, il metodo del DAO che ci serve. Nel modello. Allora, io prima di andare avanti lo vorrei debuggare questo qui. Perché se poi abbiamo detto spezziamo l'esercizio in due punti, ottengo le nazioni e poi dalle nazioni costruisco il grafo. Vorrei almeno vedere che queste nazioni siano costruite correttamente. Quindi magari comincio nel controller, dove il metodo doDistanza
a prendere il valore del mese e a chiamare quel metodo del modello getOpCountries col mese M. Poi magari, visto che siamo solamente in fase debug, metto delle print line per mostrare sulla console le countries che sono state trovate man mano che il modello le calcola. Quindi non mi prendo la briga di scriverle nell'interfaccia grafica, perché tanto è solo un controllo, però almeno un controllo che riesco a attivare schiacciando il bottone e vedere cosa succede. Quindi nel model io direi: ogni volta che ho trovato un partial potrei aggiungere system.out.format, stampami ad esempio che per l'artista tal dei tali ha trovato tante nazioni. Non le stampo tutte perché sennò si sbrodola troppo, stamperò solamente il risultato finale. Quindi questo artista ha trovato tante nazioni, l'artista è AF. Vabbè, mettiamo il nome, anziché l'ID. Get artist, e le nazioni, il numero di nazioni è partial.size. E poi alla fine, prima di ritornare, posso controllare totale per 100 di countries. E poi se vogliamo le stampiamo anche. Per 100 di countries, che sono countries.size. E per buona misura proviamo a stamparle. Poi se tutto funziona, queste istruzioni le cancelliamo, ma prima di andare avanti voglio essere sicuro che non ci siano eccezioni, che non ci siano duplicati, che non ci siano stranezze. Quindi mese aprile, elenco di artisti, va bene, lo sappiamo già, distanza massima nazioni, ovviamente non fa nulla, ma qua mi dice Drake, Rihanna, Adele, Coldplay, One Direction sono questi in quest'ordine, quante nazioni? Quindi la cosa carina è che quello che è stato più ascoltato non è stato ascoltato in più posti. Quello che è stato ascoltato più volte è stato ascoltato più volte, ma da un numero minore di nazioni. E alla fine il numero di nazioni totali è stata 81, quindi giustamente, visto che 81 è molto più piccolo della somma di questi, vuol dire che probabilmente abbiamo fatto un buon lavoro a eliminare duplicati. E infatti se stampo la lista così a colpo d'occhio non ci sono duplicati. Qui sta stampando il toString dell'oggetto country, che non è particolarmente leggibile. Quindi mi sembra di poter dire che questa parte qua funziona. Se rifaccio il metodo, se lo richiamo, mi dà lo stesso risultato. Se cambio il mese, cambia il risultato. Non sono più 81, sono 91 nazioni. E tutti i numerini vari sono cambiati, quindi sembra stia facendo il suo dovere. Ci rimane l'ultimo pezzettino. Quindi adesso abbiamo l'elenco delle nazioni che sono in top countries. Sono nel modello. Queste top countries, una volta che le ho calcolate, sarebbe anche buona norma salvarsele,
perché magari mi servono di uno tra un secondo. Passo dopo è costruire il grafo. Un grafo i cui vertici rappresentino le nazioni, facilissimo, e gli archi abbiano come peso il numero di artisti distinti su le cui canzoni sono state ascoltate in entrambe le nazioni. Allora, anche qua conviene chiedere al database, date due nazioni, quanti sono gli artisti distinti che sono stati ascoltati in quelle due nazioni in quel mese. Allora, questa query è un tantino più complicata probabilmente, perché significa considerare due country diverse, due listening diversi in queste due country diverse, che abbiano in comune l'artista. Ok? Mi sto chiedendo, nella nazione 1 e nella nazione 2, esistono due ascolti, due listening diversi, uno nella nazione 1 e l'altro nella nazione 2, il cui artista sia uguale? Quindi devo andare a cercare, unendo la tabella country, C1, la tabella listening e la tabella country, un'altra volta la tabella country, C2. No, scusate, sono due listening diversi, non è la stessa canzone, ovviamente. Listening L1 e un listening L2. Quindi devo fare una join con almeno 4 tabelle, spero mi bastino, dove il listening E1 ovviamente deve avvenire nella stessa città, nella stessa county, scusate, nella stessa nazione di C1. La stessa cosa, listening 2 deve avvenire nella città della country, dai, C2. Quindi mi sono fatto tutti i listening di una country, tutti i listening dell'altra country. Adesso vincolo quali sono questi country. And C1.id uguale, lo decido io, 3. Cosa c'è nella 3? Stati Uniti. And C2.id uguale 4. 4 era UK, se non sbaglio. Francia. Quindi mi concentro solamente sui listening che sono avvenuti in quei due stati. Purché i listening avessero lo stesso artista, L1.artistaid uguale L2.artistaid, e il nostro amico mese deve essere lo stesso. Quindi L1.month uguale 4 and L2.month uguale 4. Quindi qualcuno negli Stati Uniti ad aprile ha ascoltato l'artista, qualcun altro in Francia ad aprile ha ascoltato lo stesso artista. Stesso mese, stato diverso, stesso artista. Se faccio questo viene fuori un putiferio, ovviamente. Dunque, innanzitutto c'è un errore di sintassi, dove? Near from country where ILU. L1.from, select from. Ah beh, non ho messo niente nel select, scusate. Ci pensa tanto e viene fuori di tutto.
tutti i dati del primo listening e tutti i dati del secondo listening e le count relative, eccetera eccetera. A me di tutto questo cosa interessa? Non mi ricordo più, andiamo a leggere il testo. Mi interessa il numero di artisti distinti. Allora, innanzitutto di tutto questo mi interessa l'artista. Quindi è, prendiamo dalle 1, prendiamo dalle 2, è uguale, tanto li abbiamo vincolati a essere identici, no? È un join. L1.artist id e basta. Quindi tutta questa tabella mi interessa solamente la colonna artist id. E di questa colonna artist id, che sono tanti artisti diversi, vabbè, mi interessano distinti tra di loro. E quindi sono 343 diversi. Se il mese anziché 4 fosse 5, verifichiamo solo, che stiamo facendo una cosa sensata. Dovrebbe venire un numero diverso. 384, ok. Poi in realtà quali siano non mi interessa, perché mi basta il count. No, questo è il risultato, che sarà il peso che dobbiamo associare all'arco tra la nazione 3 e la nazione 4. Ripetiamo questa query, abbiamo 81 nazioni, 80% sono, quanto fa? 6.000% volte, 84.00. Ci vuole un po' di pazienza, perché ovviamente questa qui di qua ci ha messo 3 secondi e mezzo. 3 secondi moltiplicati per 6.400 volte sono 4 ore? 6 ore, più o meno. Quindi magari non riusciamo a vedere la fine. Però è un modo. Ecco, parentesi che non c'entra quasi nulla. Molti di voi si sono lamentati dicendo: ma com'è possibile che le query che fai tu ci mettono un secondo e la stessa query identica, se la faccio solo sul mio computer, ce ne mette 10 o 50? Non sono magico. Molto probabilmente la differenza è dovuta al fatto che voi usate una versione di MySQL che è inclusa dentro XAMPP, se state usando XAMPP, che è il vecchio XAMPP di suo, e il MySQL che c'è dentro è ancora più vecchio. No? E quindi non è, soprattutto non è capace a ottimizzare le query e di, con la versione MySQL, sfruttare gli indici tra le tabelle, le chiavi esterne, eccetera, dove ci sono. E quindi di fatto internamente MySQL fa tante espansioni sequenziali quando in realtà potrebbe farne meno. Io uso MariaDB, che è compatibile ma più nuovo e più efficiente. Per cui il consiglio che ho dato a tutti quelli che hanno, diciamo così, incontrato questi problemi è: prova a installare MariaDB, se vedi che va 10 volte più veloce, era quello, perché stavi usando un database vecchio di 10 anni. E quindi adesso stiamo valutando, adesso domani cercherò di parlare, di capire anche se in laboratorio, far installare anche MariaDB, ma in realtà cercheremo all'esame di fare in modo di non avere dati così esosi da richiedere dei tempi di query esagerati, se no li mettiamo su un server esterno. Però soprattutto per il vostro lavoro sui vostri PC, se vedete questa cosa, non è che state facendo qualcosa di sbagliato, ma è il database che avete sotto che è un po' una carretta. È vero che la prospettiva di aspettare 6 ore non è eclatante, ma fatemi fare una prova. Non vincoliamo le nazioni, prendiamole tutte, anzi aggiungiamole c1.id c2.id e usiamolo come criterio di aggruppamento.
Cioè, se sta query funziona, non lo so, non l'ho provata prima, quindi la vedo insieme a voi. Se questa query funziona, magari non so se magari è più lenta di prima, ci ha messo 3,5 secondi, questa non lo so, ma dovrebbe già darmi una tabella con tutte le combinazioni C1, C2 e con a fianco il numerino. Quindi non devo farla 80 per 80 volte. Vediamo. Di sicuro è più lento, perché questo count del distinct non lo fa una volta sola, ma deve farlo una volta per ogni coppia di... Se ce la fa in meno di 6 ore, ci abbiamo guadagnato qualcosa. Avete più fame o più curiosità? Lasciamolo girare, poi vediamo e decidiamo quale implementare il nostro codice. Facciamo un pausa.